Gentili telespettatori, una trasmissione che ritorna importante con la storia, il racconto, la bravura, la preparazione, gli interessi culturali, ma anche la novità, la spontaneità assoluta, il suo modo di essere agrimensore marziano. Torna in televisione, anzi, nuovo appuntamento nel suo orario consueto e quotidiano su questa emittente dedicata all'arte con Andrea Di Pré. Il grande artista lombardo milanese Carmelo Pasini, in arte Pascal. Carmelo, è Ciao sempre una Enzo, soddisfazione incontrarti, un grandissimo artista, una persona di grande nobiltà. Complimenti perché è sempre più raro trovare persone così, diciamo, a modo, tra virgolette, ecco, sì. Ehi, ma Pasini. questo fa parte della tua storia anche, Carmelo. Allora, intanto subito una precisazione, prima di vedere, state con noi perché vi mostro delle opere impressionanti. Vi anticipo già la serie dedicata da Pascal ai grandi poeti, la Sì. serie dedicata alla musica, la serie, il suo modo di rileggere un grande capolavoro come L'Isola dei Morti di Arnold Böcklin. E insomma, tanti argomenti dal suo studio, qui a Nova Milanese, in via Grandi Grandi 57, sì. 57. Vi dico anche questo, sapete, ormai esiste un popolo che ci segue, di tanti amici che ci seguono. Se venite qui nello studio di Carmelo Pasini Arte Pascal a nome di Dipré, il maestro, l'artista, vi accoglierà con particolare Confermo, attenzione. Ecco, giusto a confermo. Carmelo, perché ci tengo che la televisione anche crei un Certo, rapporto. Vi invito a venire qui. Una correzione subito. Nella precedente puntata avevo detto che il sindaco di Nova Milanese, cioè tu hai avuto un rapporto con tanti sindaci, tante sì. mostre, devo dire, il sindaco dell'artista. Ecco, certo, presenziò alla mostra, ma che si tenne non qui in studio, ovviamente, ma Sei sempre a ecco, Nuova Milanese, sempre a Nova ma Milanese. è Ecco, la voglio ricordare tanta perché, precisazione che ecco, andava fatta. che l'avevo fatta e lo ricordo, ecco, ne approfitto ancora per ricordare questo grande evento, unitamente a tanti altri sindaci che Certo. vuoi ricordare, quello di Pallanza, diversi sindaci Sì, che vero. nel corso della tua storia, Carmelo, hai frequentato e tutt'oggi vedi. Voglio anche dirvi questo, lo voglio dire però soprattutto per i collezionisti. Pascal è un artista affermatissimo, è un artista molto conosciuto. L'altra volta vi mostravo diverse pubblicazioni sulla Mondadori e altre cose, però guardate, per esempio, una rivista come questa, e si parla del marzo 2011, siamo a marzo adesso mentre registriamo, quindi recentissima, una rivista archivio dedicata ai grandi eventi, alle fiere internazionali, ha sempre, ecco, ha pubblicato a piena pagina, Pascal, guardate, in questo capolavoro assoluto della sua piazza, che non a caso è l'opera che voglio rimostrarvi perché è qui alle nostre spalle. Signori, questo è il best seller, questo è il massimo, questa è un'opera che è strapubblicata. Carmelo non vorrebbe neanche pensare di alienarla, diciamo, ma questa è un'opera Certo. pubblicatissima. Voglio anche ricordare due riviste molto importanti, per esempio Arte In, guardate, Arte In che È pubblica. ottima, Che pubblica, ecco qui, un'altra opera di Pascal a piena pagina. È importantissimo, le pubblicazioni sono fondamentali, vedete, qui vedete riferimento ad altre realtà, ecco. E poi ancora ci tenevo a mostrarvi sulla rivista Mondo, cos'è esattamente, Mondo, no, Arte Shop, pubblicato anche qui, Pascal, sempre con i grandi. Sì, Ecco, vero. per dare l'idea, Carmelo, permettimi di fare questi riferimenti alle tue pubblicazioni, perché è importante ricordare anche che sei sempre presente in modo fondamentale. Allora, l'artista è nato a Milano. Prima mi ricordava Carmelo, ricordiamo questo, ovviamente Carmelo è un nome bellissimo, un nome che richiama la Sicilia, quindi un nome anche che ha il sapore e il gusto della Sicilia. Certo, Però chiaro. Carmelo non ha un nome siciliano perché è siciliano, ma perché un suo avo, diciamo, Carmelo, ecco. Sì, era un fratello di mio papà che si chiamava Giovan Battista
ed è andato frate e hanno cambiato il nome e l'hanno messo Padre Carmelo. Moriva lui, nascevo io e l'hanno voluto ricordare col nome di frate, perciò Carmelo è questo è il motivo perché mi chiamo Carmelo. Con tutto il piacere di avere un nome che ricorda un po' la Sicilia e i siciliani, Ecco, e mi questo fa piacere. è bellissimo, però giustamente deriva da questa in omaggio, in onore, diciamo, di questo tuo parente che ha preso i E voti, quindi addirittura ecco. è morto in Brasile, missionario, perciò insomma non è che. Quindi ecco, una persona di grande anche importanza, di grande valore. Certo, Bene. certo, certo. Allora, Carmelo, vediamo sempre, anche in questo nuovo appuntamento, se mi puoi brevemente ricordare un po' la tua storia, se puoi così ricordare alcuni momenti chiave della tua vita, fino ad oggi ovviamente. Certo, è difficile in pochi secondi, pochi minuti, però ora nasce a Milano. Sì, certo, nasco a Milano e io da oltre 30 anni mi sono dedicato alla pittura con grande soddisfazione, come già è stato detto in precedenza. Non c'è altro da Beh, dire, ecco, insomma. comunque hai, diciamo, una serie infinita di eventi, di racconti. Ma certo, Ecco. tra le mostre, Ecco. Critici, mostre, pubblicazioni. Facciamo così, ricordami soltanto un fatto che vuoi adesso dire. Cos'è un aneddoto sulla tua storia? Qualche ricordo, una persona, non lo so, qualcuno che vuoi in questo Ma io momento citare. ribadisco la persona è Giorgio Palossi che è stato, diciamo, quello che ha avuto parole importanti nei miei confronti e questo non è forse il personaggio più importante che ho conosciuto e che ha avuto, come ripeto, teniamo presente che qui abbiamo ad esempio Ecco la un'immagine foto con dove Falossi. sono con Palossi che presenziamo le premiazioni di vari artisti, insomma, Beh, facciamo è parte stato del. senza dubbio un protagonista, bisogna riconoscere Falossi. Ecco, volevo, anzi, visto che ne hai parlato, citare quello che Falossi scriveva su Pascal e dice Falossi: lo sfondo da Pascal in quest'opera, la piazza, diciamo, corteo, olio su tela 50 per 60, lo sfondo da Pascal, il ritmo e una misura dello spazio nella quale riesce a coinvolgere il tempo, la poesia, la protesta. Vedete, ecco. Occasione di un travaglio che l'artista vive con la partecipazione, l'ansia e la tensione di un ideale. La vita ha avuto un prima ed ora sembra avere un dopo. Sono le parole che aveva scritto Giorgio Falossi Sì, in occasione di per questo. l'amico, possiamo dire Pascal anche, e quindi è molto, questa è molto importante. Allora, Carmelo, io direi subito di iniziare intanto con l'ultima opera che hai creato. Arrivo in una mattina di inizio marzo nel suo studio Nuovo Milanese e Carmelo mi mostra questo quadro, questa realizzazione. Guardate cosa riesce l'inventiva, l'invenzione di questo artefice. L'alziamo un attimo, Carmelo. Guardate, guardate cosa ha creato. Allora, qui vedete l'omaggio alla Venere di Sandro Botticelli. Va bene, la creatura graziata venusta, e intorno tante monete da 10 centesimi di euro. Il motivo è semplice. Dove c'è l'effigie di questo qua, insomma. Però vedete la fantasia. Ecco, una cosa voglio dirvi: ogni opera di Pascal retro, ecco, è sempre corredata da tante spiegazioni e riferimenti, vedete? Onore a Sandro Botticelli, della primavera, nascita di Sempre Venere, quella. ecco.
Capite? È sempre così, ma ogni tua opera, devo dire, ha sempre retro spiegazioni, dossier, racconti. Perché Pascal non è un artista superficiale. Pascal è un artista che approfondisce, che indaga, che si informa, che racconta. 70 per 60, un'opera veramente importante ed è l'ultima nata dalla mente, pensate, nel 2011, adesso l'hai fatta di recente, di questo artista che ha un'immaginazio realmente straordinaria. Bene, allora possiamo continuare con altre nostre rappresentazioni. Io ringrazio anche la regia che ci segue, in questi appuntamenti. Un'altra grande sorpresa, anzi, la rilettura del celebre quadro dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin. Guardate, ecco il sintetismo di cui parlavo l'altra volta. Guardate come l'ha resa, la riconoscete benissimo, eppure vuol dire che hai una capacità di sintesi, Carmelo, che è straordinaria. Ecco, mentre invito la regia, sempre anche a mostrare con me anche il maestro Pascal, perché voglio a tutti i costi, Carmelo, che il pubblico, visto che sei qui tu nel tuo studio che accogli le persone, possa vederti, e anche perché sei una persona che di grande comunicazione e di grande anche confronto, voglio dire. Ecco, io direi di passare, Carmelo, ad altre tue rappresentazioni. Per esempio, prendiamo questa casa, questa visione, prendiamo un attimo, benissimo. Lo mostro in questo modo, questo, guardate. Carmelo, qui sono le tue vedute, i tuoi paesi. Questa è la casa leggermente modificata, ma è la casa del nostro ultimo re in esilio in Portogallo. Questa è la casa dove ha abitato lui fino alla morte. Vedete, così ripresa, C'è anche ecco, dietro, guardiamo possiamo sempre anche leggere dietro. di che cosa stiamo parlando, perché dietro c'è scritto. Vedete? Olio su tela, Villa Italia, libera interpretazione 50x60. A Villa Italia. Villa Italia, Villa questa. Italia. Benissimo. Adesso, Carmelo, direi che possiamo spingerci a mostrare le opere dedicate ai grandi della poesia. Diciamo che tu hai sempre avuto la grande passione, ancora oggi, di leggere Ma poesie, di certo, ma documentare. insomma. Riprendiamo alcuni di questi qui, prendiamo pure questo qui intanto, come inizio, come momento iniziale, guardate. Allora, qui primo quadro che vi mostro di questa serie è un 40x50 e qui è l'omaggio a Fogazzaro, quest'onda non ha pace, quest'onda eccetera, insomma, c'è l'allusione al traboccare, ecco, vedete? Questa è una serie di opere che è dedicato ai poeti. E questo è Fogazzaro, è una serie straordinaria. Poi ancora continuiamo. Ecco, la serie. Questa non è quella dei. No, questa qui, beh, la mostro ugualmente, Sì, poi vi mostro altre poi. certo. Questa è un'opera invece, che dopo vi dico cosa ho scritto dietro. Guardate questa immagine. Queste sono le visioni tipiche di Pascal. Ecco, per comprenderla, leggiamo sempre retro quello che l'artista riporta. La notte, olio su Masonite, 70% del 2007. Usignoli che gareggiano il respiro del mare. Fra gli alberi si sente la notte, Pascal. Jesolo 1969. Jesolo 1969. Carmelo, in quell'occasione, era appostato sotto questi alberi con un registratore, giusto, ad ascoltare gli usignoli.
nasce questo quadro. Cioè. Perché diciamo queste cose, Carmelo? Perché ogni tua opera è il frutto, è il risultato di un pensiero, di un racconto, di un momento giusto di analisi, di approfondimento. Non nascono a caso le opere di Pascal, non nascono così come, ma sono sempre un aspetto, un istante, un ricordo. Un'esperienza, una lettura, uno studio. Certo. Come Ragazza al pozzo, guardate, anche questa è un'opera bellissima che voglio mostrarvi. Ragazza al pozzo. Vedete? Anche qui, e anche qui si parla sempre di quadri storici, ecco. Ma rimaniamo ancora in tema di poetico. Questo è tratto dalla Cavalina Storna, pensa a te. Guardate. Bellissimo anche. Sussurravano i pioppi del Rio Salto. Pioppi Rio Salto. Vedete come la pittura, ecco, possa dare. E infatti ogni opera di poesia Giovanni Pascoli retro con la Cavalina Storna. Qui si parla la torre, la tenuta dove Pascoli fu ispirato e per quest'opera. Poi ancora Carmelo, e adesso possiamo, se, ecco, possiamo vedere questo qua. Questo è. Ah, ecco, anche i riferimenti cinematografici. Allora, questo è una. Nasce in conseguenza al celebre film, come ha scritto anche l'artista, Apocalypse Now del 79. I CD di questo lavoro li ho massacrati, li ho consumati, li avrò visto un centinaio di volte. Di questo film, vero? Apocalypse Now. Beh, non sono il solo, perché deve avere entusiasmato molte persone questo. E io l'ho ricordato così, insomma, ecco. Apocalypse Now, incredibile. E infatti, mettiamo retro, olio su tela. Anche dietro. Ah, guardate, guarda. Perché qui un soldato chiede al superiore, lo senti l'odore? E lui dice, che cos'è? È l'odore del napalm. Quando lo senti non lo dimentichi più per la vita. Cioè, sono cose che incredibile. Che poi anche sono anche riferimenti storici. Quanti di voi sentiranno, vedendo questo quadro, la colonna sonora di Apocalypse Now? Certamente. Sono un po' quei film film come sì, John Rambo, come giusto, sì. I grandi film. Quando si fa un quadro con questa emozione, deve venire fuori bene per forza, non può venire fuori male. Infatti, continuiamo ancora Carmelo con altri, ecco. Ecco, sono questi qua. Infatti, adesso la giara. Vediamo la giara un attimo. E Pirandello. Guardate che quadro. Lo sanno tutti che cosa che com'è poesia. Andata. La giara, olio su tela, ecco Pirandello. La Sesta vita breve. Tutte opere olio su tela, 50x35, tutte archiviate, numerate, le opere di Pascal. E ancora Carmelo, e ancora, intanto continuiamo con questa analisi di... Ricordo che siamo sempre nel tuo studio qui a Nova Milanese, nel mostrarvi queste rappresentazioni. E ora guardate per esempio questa. Questo è il Manzoni. Qui sono i Promessi Sposi, quel ramo del lago di Como, lo stanno bene così, vedete, il Resegone è in lontananza, e infatti, vedete, Manzoni. Questo fa parte della collezione privata, vedete che c'è la gente. Sì, sì. Ho voluto mostrarlo. Fanno parte della collezione privata.
Alessandro Manzoni. Poi ancora possiamo mostrare il Pio Bove. Damo Pio Bove, guardate. Anche qui, guardate l'alberello lì in lontananza, belli. Pascal, anche questo collezione privata, vedete? Sì, sì, sì. E c'è Damo Pio Bove, emite un sentimento di vigore, eccetera, eccetera. Nella immagine 25 cm per 35. Sempre collezione privata. E poi ancora, guardate. Carducci, Giosuè Carducci, San Martino, la nebbia, gli irticolli, eccetera. Per le vie del borgo, comunque c'è. Sai, è piacevole questo perché ho come l'impressione, Pascal, che oggi certi poeti non solo non si studino più, ma non si sentano più. Ah, non si sentono, si sentono. No, no, certo, certo, è giusto sentirli, ma purtroppo. Ma è un continuo. La scuola, no, ma certo, ma nel tuo ricordo, ma la scuola oggi. No, no, non solo sono i ricordi, ma sono anche qui in mezzo ai miei libri, io certo. Ogni tanto li rivedo. Per esempio, questo qui è Trilussa, Trilussa, il grande poeta romano che. Della poesia realistica romana, col suo parlare, sapete, Trilussa, poi ve la leggo in romano, Trilussa, Pascal, olio su tela, la guida, sentiamo, vedete la guida, l'opera, Trilussa, quella vecchietta cieca che incontrai la notte che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse, se la strada nulla sai, te ci accompagno io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto ti darò una voce fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è la croce. Io risposi, sarà, ma trovo strano che me possa guidare chi non ce vede. La cieca allora me piò la mano e sospirò, cammina, era la fede. Grande Trilussa. Emozionante. Che meraviglia, vedete? Grande poeta Trilussa. Fa venire i brividi quella poesia lì. E qui c'è complimenti, il cipresso. Complimenti, guarda, complimenti perché. Vedi cosa vuol dire avere anche retro sempre questi riferimenti, queste. Sono contento che hai annoverato anche Trilussa, perché è stato veramente uno dei poeti più sublimi. Ecco. Un po' come anche Porta, devo dire, anche sapete la rivalutazione di quella poesia. Questa è una sintesi. Però è molto importante anche questo, qui è Neruda. E qui Pablo Neruda, vedete anche che quadro meraviglioso questo. Sono proprio i simboli di questa sua poesia, insomma. Era il mio cuore un'ala viva e torbida e paurosa all'anelito, eccetera. Todo e l'amor, Pablo Neruda, Pascal. La serie della poesia è formidabile tua, è molto importante ed è anche un modo per. E ancora continuiamo perché ce ne sono altri. Questo per questo esempio. È fortissimo questo qui. Ungaretti, non poteva mancare. Non poteva mancare. Il mare. Adesso lo posso. Sì, basta il mare e basta. Guardate Ungaretti, la lettura di Ungaretti e poi ancora. Più non muggisce, non sussurra il mare, senza i sogni, indolore campo è il mare, fa pietà anche il mare, muovono nuvole inflesse, il mare, a fumi tristi cede il letto, il mare, morto è anche, vedi il mare. Comunque Ungaretti con 40 per 34, con la sua, anche lui con queste indicazioni sintetiche, laconiche, ma pesantissime.
Padre, guardate, e la tua lettura è essenziale, infatti, la risposta, perché Pascal rilegge queste poesie e le interpreta secondo quello che questi poeti volevano indicare e significare. Il classico è si sta come d'autunno sugli alberi delle foglie, ecco, roba incredibile. Ecco. sono cose che restano. Questo è Cane al vento della... Ecco, dell'Edda, ecco. Guardate quanti dossier che ci sono, per esempio, dietro ogni opera. C'è tutta la documentazione, ecco. Insomma. E infatti, Cani al vento, anche qui, vedete. Che è un po' una metafora della vita, dell'esistenza, della fragilità, della labilità, soprattutto in un mondo come questo, sempre più... incerto, e questa è la grande lezione di Pascal. Quindi vedete, una figura artistica, quella di Pascal, di grande storia e di grandi aspetti. Con te il tempo vola, Carmelo. Io direi però di mostrare adesso una serie di opere, queste tecniche miste, dedicate invece ai miti del... possiamo andare anche velocemente qua, perché... Sì, ai miti della musica. Frank Sinatra, per esempio, guardate. È 95 questi qua. E ancora. Frank Sinatra del 95. Ecco. Aznavour, il Votà e la Dalida. Aznavour canta italiano. E la Dalida non è casa mia. I grandi di Sanremo passati. Vediamo quali altri vi mostro. Scegliete voi quello che... Guardate anche questo. Aznavour sempre. Guardate la compostezza, l'eleganza. Ogni opera, vedete, collage su masonite, 70x50 del 2001. Questo è un grande. Bruno Martino. Vedete con... Fred Buongusto. Fred Buongusto. Fred Buongusto. Con i CD, tutte le... sono collage storici. Che hanno anche un valore proprio in sé come costruzione di spazi. E ancora. Peppino di Capri, bellissimo. Peppino di Capri. Grande Peppino di Capri, straordinario con le sue canzoni a Saint-Tropez, mi ricordo, a Saint-Tropez. O Champagne. Qui, ragazzi. I Beatles, Frank Sinatra. John Warren, Madonna. Vediamo Madonna, che non poteva mancare. La grande pop star, Madonna, guardate, nei dischi originali. Carmelo, siamo già... qui siamo ai miei tempi, dai, questo non bisogna... Vediamolo, perché è giusto, vediamo. E qui si parla di Natalino. I miei tempi, no, ma il Sanremo, eh. Sanremo, Celentano, ci sono tutti qui. Celentano ce l'ho. Mina, Celentano. Carmelo, termina qui questo nostro nuovo incontro. Allora, complimenti ancora. Grazie. Avete visto che storia e che racconto. Carmelo, la gente può venire, tutti gli amici possono venire qui a trovarti e capire la tua grandezza. Grazie a voi, da Andrea Di Pre. Grazie a tutti. Grazie.